Con Gianluca Locorotondo e Giovanna Sabatelli, proponenti del laboratorio dal basso Ambiente Casa, dedicato all'edilizia sostenibile, a cui volevamo chiedere di illustrarci un po' questo laboratorio, come funziona, come sarà strutturato. Sì, ci sono 5 incontri, ognuno con un tema differente. Il primo, quello che ci sarà oggi, è dedicato all'involucro edilizio, i criteri progettuali e i criteri progettuali nell'area mediterranea. Poi proseguiremo con arredamento ecosostenibile, sistemi energetici domestici, finanziamenti e rete fra imprese, concluderemo con la domotica. Abbiamo ritenuto fondamentale anche coinvolgere la cittadinanza, perché riteniamo che sia importante che anche i cittadini sappiano che possibilità ci sono nel campo dell'edilizia sostenibile, come possono migliorare il loro benessere stando all'interno della propria casa, che poi, diciamo, l'ambiente fulcro della vita di tutti. E quindi sicuramente, oltre ai tecnici, anche i cittadini, perché vogliamo che diciamo, sia sempre più sentita l'esigenza di avere una progettazione partecipata. Quando si va da un tecnico per dire io voglio questo a casa mia, voglio quest'altro, ci piacerebbe che anche i cittadini fossero consapevoli di quello che possono chiedere, di quello che possono ottenere dai tecnici e poi nella loro vita quotidiana. Noi siamo abituati a sentir parlare di casa passiva, però legare sempre alla zona nordica, quindi alla zona di Bolzano, della Germania e via dicendo. Perché? Perché loro sono stati i promotori della Passive House o Clean House. Noi invece vogliamo portare qui il tema della casa passiva legato alla zona del Mediterraneo. Perché? Perché a Bolzano hanno il problema dei 4 mesi invernali. Noi abbiamo il problema opposto, abbiamo il problema dei 4 mesi estivi. Quindi come creare una casa passiva qui nell'area mediterranea, lo scoprirete in questo laboratorio. Ti stanno aspettando per un'intervista, sì, una mini intervista di 2 minuti, va bene? Con il laboratorio dal basso, va bene? Ok, tra poco, ciao. Eccomi, sono arrivato finalmente. Mi presento, io sono Antonio Capone, sono ingegnere e mi occupo di progettazione di case a basso consumo energetico, che considero più un hobby che una professione, perché è davvero molto bello e interessante cercare appunto di progettare case che consumano talmente tanto poco, che in modo tale che appunto quel poco che consumano viene soddisfatto da energie rinnovabili. Il principio di fondo su cui si basa appunto la casa passiva diciamo mediterranea non riguarda un particolare tipo di materiale piuttosto che un particolare tipo di infisso, un po' quello che ci vogliono far credere un po' dalla Germania, dal nord, da dove appunto deriva questa definizione. In realtà la casa passiva è una casa che, diciamo, non ha bisogno di molta energia, ecco, per mantenere le condizioni di comfort. E la Puglia, tra le regioni del sud Italia, è forse quella che si sta muovendo maggiormente in questa direzione. Diciamo che la sensibilità sta via via aumentando, anche perché ci si rende conto sempre di più che per potersi differenziare sul mercato c'è bisogno di offrire un prodotto più valido rispetto agli altri. In un periodo di crisi forse è il momento più giusto proprio per affermare questi valori.